Con il fagottino di nonna Adelina, Maria Angelucci scrive il suo nome nell'albo d'oro della manifestazione Festival del Panino al Borgo d'Abruzzo di Villanova di Cepagati. In giuria l'accademico della cucina, l'avvocato Mimmo Russi. Com'è andata? Andata benissimo, serata, un pomeriggio particolarissimo, anche perché particolare era il tema, quindi ti faccio i complimenti, insomma, che sei riuscito a creare l'interesse anche su questo prodotto, il panino, che anche se tradizionale, le classiche due fette di pane con il companatico, invece tu sei riuscito a trasformarlo in un evento, ma più che te, se mi consenti, sono riuscite a trasformarlo, a interpretarlo queste magnifiche concorrenti. Guarda, io ho notato l'entusiasmo, la ricercatezza, la ricerca nei prodotti, la fantasia nel creare, il richiamo nella tradizione, perché poi qualcuno ha richiamato anche la ricorrenza, le festività pasquali. Veramente è stato entusiasmante. È un entusiasmo che mi è stato trasmesso da loro, veramente grazie Paolo, bravo. La differenza l'ha fatta il pane o gli ingredienti dentro il pane? Allora, l'ha fatta sia il pane, perché erano tutti anche i pani ricercati con le noci, qualcuno ha riproposto la pizza scimmia, qualcuno ha riproposto un fiadone particolare, e anche gli ingredienti, perché gli ingredienti c'era un po' di tutto, un po' il richiamo al territorio, la saracca, per dirla in dialetto abruzzese, le frittatine stagionali di ortaggi stagionali, la borragine o gli asparagi, veramente interessante, ma ripeto, soprattutto l'impegno che c'è stato. Dopo la differenza, ecco, io l'ho detto, per me erano da premiare tutti ex aequo, tutte bravissime. La differenza l'hanno fatta dei piccoli particolari, come richiama la tradizione, magari l'utilizzo di un prodotto particolare anziché un altro, però veramente brave tutte.